insieme a Mestre per la presentazione in anteprima un gruppo di medici che ne sono stati protagonisti di un film che racconta una serie di storie molto interessanti, molto coinvolgenti, avente come tema la psoriasi. Il film prende il nome di Vite parallele, vizi e virtù di medici e pazienti con psoriasi. Ne parliamo con coloro che questo film hanno contribuito a scriverlo, a realizzarlo dal punto di vista proprio operativo, con due sceneggiatori molto in gamba, Giovanni Covini e Maurizio Sangalli. Senti Maurizio, come è nata l'idea di questo film? Beh, l'idea è nata dalla proposta che ci è stata fatta di collaborare alla selezione di una serie di storie che potessero andare a comporre un lungometraggio, storie tratte da vicende reali o comunque parzialmente adattate affinché potessero raccontare una vera sceneggiatura di pazienti con psoriasi e medici e dermatologi. Senti, il film di che cosa parla? Qual è la storia che racconta? Beh, racconta tutte le storie più interessanti che abbiamo raccolto rispetto al tema della psoriasi. Posso dire che uno dei temi e uno degli svolgimenti più interessanti che sono stati messi in scena racconta la vicenda della psoriasi attraverso un incontro, diciamo metafisico, quasi in chiave Woody Allen, di un medico proprio con la psoriasi personificata. E diciamo che questa è stata una delle più belle intuizioni che, rappresentate cinematograficamente, ha sortito un bellissimo effetto. Una discreta invenzione, mi pare. Quindi un collage di storie vere oppure storie che avete leggermente modificato? Allora, le storie in linea di massima sono tutte partite da spunti veri, perché noi abbiamo chiesto di raccontarci episodi veri. Poi nella nostra professione è fondamentale rendere tutto verosimile. Paradossalmente alcune storie non erano narrabili esattamente così come erano avvenute, proprio perché quasi inverosimili, perché purtroppo accade questo. È un topos, cioè si dice che la realtà talvolta eccede la fantasia, ed in effetti lo è. Però abbiamo trovato talvolta, unendo due storie, la possibilità di renderne una sola, e le abbiamo poi girate con effetti molto interessanti. Senti, com'è stata per te questa esperienza? Insomma, lavorare con dei medici non fa parte del vostro lavoro di tutti i giorni. Allora, è stato sorprendente, perché non credevo si potessero trovare così tante storie, in questo caso sulla psoriasi. Quando ci siamo confrontati io e Giovanni, l'altro sceneggiatore, ci siamo detti: beh, che cosa potranno mai raccontarci sulla psoriasi? Invece, come sempre, il fattore umano ha preso sopravvento e molte storie ci hanno proprio sorpreso, quindi è stato più facile del previsto. Senti Giovanni, una cosa che mi incuriosisce: come avete fatto a far lavorare insieme così bene attori non professionisti, perché sono appunto dei medici nella vita reale, anche quindi persone molto impegnate con poco tempo, di tante parti d'Italia? Come è stato costruito il film? Allora, come far lavorare dei non attori usando quello che c'è? Cioè, mentre un attore dà vita a cose che non esistono, un non attore solitamente è quello che è come è. Dunque, usando questo essere come sono, che è stato splendido proprio, è stato magnetico proprio, e usando la fretta, il poco tempo a disposizione, come una risorsa, non come un limite, nel senso che l'ostacolo che uno si può trovare è: non possiamo andare in fondo, non possiamo. Invece, nell'immediatezza del loro lavoro c'era già tutto, erano già più che abili a raccontare se stessi e le proprie vite. Senti Giovanni, alcuni medici hanno interpretato la parte dei pazienti, cioè i pazienti che si vedono non sono pazienti veri, perché non sarebbe stato giusto. Sì, com'è stata questa esperienza? È molto bella, perché qua si vedeva proprio il loro averli sempre ascoltati, aver proprio assorbito su di sé l'energia che arrivava da questi pazienti. Ci sono delle cose che non si inventano, sarebbero difficili anche per un attore: o si conoscono perché ci si sta dentro da una vita, oppure non si sanno. Era evidente che loro avessero sia dedicato tempo a starci dentro, sia la voglia di raccontarcelo. Senti, un commento tuo finale su questa esperienza qual è? Molto bello, perché credo che il mio mestiere di sceneggiatore sia un mestiere di ascolto soprattutto, e qui ho avuto modo di ascoltare tanto. Proprio ascoltare storie degli altri, aiutare loro a fare il loro film e non fare il nostro, è stato una grande fortuna.